benvenuti alla presentazione del libro di Andrea Pandolfi, La comunicazione di Dio. È un saggio, diciamo, di difficile interpretazione, perché parte con una grande introduzione scientifica, per poi arrivare invece a delle conclusioni anche, diciamo, che fanno parte della religione, dell'essere umano e soprattutto di come l'uomo si è in realtà durante l'arco della sua evoluzione involuto e non evoluto. La mia figura è un percorso che è diventata una scelta di vita, quindi c'è una formazione universitaria con due lauree, una specializzazione per quello che riguarda l'ambito delle scienze della formazione e dell'educazione, quindi sono un educatore di base, ma con altre specializzazioni, e parallelamente un lungo percorso extra universitario che mi ha dato la possibilità di capire e comprendere l'entità umana, l'identità umana. La copertina raccoglie l'essenza del testo, un albero, la struttura, la solidità, composto da una serie di rami che rappresentano tutto ciò che la natura ci offre, senza dover parlare, senza dover specificare, senza dover collocare un nome di identificazione. E in più a seguire, a contorno, lettere che poi chi vorrà vederlo da più vicino il libro noterà che sono delle consonanti, perché il sistema alfabetico prende forma attraverso l'abjad, cioè era un sistema consonantico, le vocali non esistevano, le cosiddette nostre A e I o U non erano assolutamente così utilizzate, sono state utilizzate successivamente per quello che riguarda noi occidentali attraverso Costantino, ben puntini di sospensione staccati, essere con la maiuscola, proprio per spiegare che il concetto di benessere, quello classico, non funziona, non produce benessere, è semplicemente una modalità, un business che serve per far star bene gli altri, non coloro che poi vanno a usufruire di quello strumento, di quelle cose che rientrano nella categoria benessere. Difatti, se io vado a farmi un massaggio, se vado a fare una qualunque cosa, un'agopuntura, quanto sto bene? Un'ora, due ore, un giorno, mezza giornata, tre giorni? È uno stare bene a tempo determinato. Perché? Perché non c'è interesse. Devi ritornare da me, devi riprodurre, cioè tu sei soldi, vieni da me, io ti faccio la seduta e ricominciamo. Quindi ta 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 ta, è un benessere falso. E lei con questi strumenti riguardanti questa disciplina del benessere separata si può definire un operatore bioenergetico? No, mi definisco un consulente olista, figura registrata. Olista è un neologismo derivante da due etimi che sono olos e terapista, quindi olista, perché c'è anche la lobby delle qualifiche. Non ti puoi chiamare terapeuta se non sei, se non fai parte di un determinato sistema legato alla medicina, non puoi. Allora, ho trovato una forma consulente, perché? Perché è una persona che accompagna, e quindi soprattutto, a differenza di chi opera nella relazione d'aiuto, il mio obiettivo è quello di rendere libera la persona attraverso dei percorsi ad hoc, che, come si dice a Roma, non ci devi fare la vigna, perché altrimenti mettiamo a posto una cosa e ne costruiamo un'altra. Fenomeno di dipendenza tra l'operatore, il terapeuta, il terapista, chiamatelo come volete voi, e la persona appunto che va per una richiesta di aiuto. Sono per la libera iniziativa, cioè nel senso la persona deve riprendere quella consapevolezza, perché stare bene è una cosa seria,